Tu hai acceso, caro? Perfetto, yes. Devo prendere il cronometro. Vai, allora. Questo è un rapimento. Sì, più o meno sì. Questo è un reato penale in molti paesi. Che buono. Massimo, un caffettino, va, lo facciamo che lo diamo pure a Carabetta, poverino, ma in corso d'opera. Allora, lo sentiremo che esce. Questo 5-10 minuti con Francesco. Non lo faccio il tè per rovere, non lo fanno. Oh, ma rovere, ma è uno tosto, ma ha fatto un film in latino, ma tu pensi che mo sul tè, ma questo è un vero uomo, guarda qua che fisico. Allora, pronti? Non beve il caffè, non beve il tè, non fa niente, rovere è una macchina da cinema, e di questo parleremo, pronti? Ok, vai. Allora, il cronometro... Mi rilassa, perché vuol dire che abbiamo ufficializzato, cioè prima un po' del backstage in bianco e nero, poi col cronometro diventa a colore, perché so più esagitato del solito, perché questo genio ci ha regalato la sua presenza, è un privilegio, grazie. E però, visto che è uno degli uomini più impegnati, non del cinema italiano, dell'Italia, io devo prendere ogni minuto di rovere, per me è oro, ogni minuto, quindi è entrato proprio 30 secondi fa in casa mia, Carabetta dietro la Sony, ciao. Mio marito che è pure entrato in campo, Francesca in due o tre momenti, che lo conosce peraltro, però appunto non hanno potuto parlare, avevano delle cose da dirsi, no. Bellissime, niente. Allora l'ha bloccato, cioè, un macello. Rapimento. Perché Matteo, ogni minuto con Matteo è preziosissimo. Allora, intanto grazie. Grazie a te dell'invito nel roof, nella low roof. Dovreste girarla alla camera per vedere in che casa straordinaria stiamo. L'ho vista tante volte. Altro che, capito, cioè, poi dici che Roma non è New York. Questa è New York a San Giovanni, adoro. Bella. Sai qual è la cosa bella? Che non si è visto niente perché è esposto per dentro. Questo può lasciare immaginare quanto diaframma serve per guardare fuori, perché c'è tanta luce. C'era stata una piccola panoramica con Edoardo De Angelis, esatto. Dove si vedeva, e qui però non si è vista. A Carabè, però pure te. Allora, grazie, è Matteo. Anche per lui. Peraltro, io e Rover siamo legati anche da case aspirazionali, il senso della casa, il senso della vita. Lo sai che è stato. Io ci credo molto nella casa, lo sai. La casa ci rappresenta, la casa è anche un simbolo per noi uomini, per noi donne, per noi coppie. La casa è, a un certo punto arriva, e quindi a noi ci lega un po' questa cosa della casa. E invece con i Fratelli d'Innocenzo c'è stato un momento molto interessante della video intervista in cui, quando io da borghese vecchio ho detto, sono partito con questa cosa della casa, perché per me Francesca è stata veramente importante venire qui, un senso preciso. Una tappa fondamentale proprio della nostra vita insieme, certo. E so che anche per te un pochino è andata così, e invece Fabio e Damiano, fantastico, cioè, no, erano tutti, perché stanno in un altro, e io gli facevo, ma voi per esempio la casa nella vostra vita non c'è, sta, non esiste. Poi c'è, uno sta tutto così, Damiano sta così, Fabio sta così, sono i gemelli, poi sono affascinanti. Beh, sono stupendi loro, io sai che li conosco da, si potrebbe dire, da quando siamo piccoli. Racconta. Beh, ci conosciamo sia con Damiano che con Fabio da, sarà almeno 10 anni, che loro un po', sai, mi scrivevano per venire sul set quando ero all'inizio, sul gioco da ragazze, sugli sfiorati, così. E c'era stato questo fatto per cui io, ricevendo le loro mail, non ero affatto convinto che esistessero. Ma non sto scherzando. Cioè, ero convinto che fosse uno solo, che scriveva perché poi una volta venne uno e venne poi l'altro e sono assolutamente identici, e quando erano più piccoli erano ancora più identici, per cui a un certo punto ero assolutamente convinto di essere dentro una specie di Truman Show in cui lui era uno solo e assumeva una doppia identità, e ti dico che ho scoperto, ma non sto scherzando, ho scoperto che erano due, cioè lui, nel senso, quando ti scrivono le persone, se non hai l'attenzione, quindi mi ricordavo questo ragazzo di Innocenzo che era Fabio, Damiano, non mi ricordo come si chiama. Quando venivano a trovarmi sui set, sono venuti su una cosa che producevo per Rai 2, me lo ricordo benissimo, e hanno fatto anche con noi una cosa di sceneggiatura, insomma ci vedevamo ogni tanto, io poi diciamo leggo i materiali, adesso faccio più fatica, però diciamo leggo i materiali che mi arrivano, cerco di, e li avevo incontrati varie volte, e insomma ero straconvinto che loro fossero uno con due nomi, con una doppia, che una volta era Fabio e una volta era Damiano. Poi ho scoperto, c'era una serie di amici, ho scoperto che sono due,
Però insomma me lo ricordo con grande, e ce lo ricordiamo sempre, siamo stati recentemente insieme a un festival e abbiamo chiacchierato molto, e loro si ricordavano di quando mi hanno dovuto mandare una foto di loro due seduti uno accanto all'altro, perché io gli ho scritto nella mail: voi siete, tu sei uno, dimmi la verità. Cioè, no, non è vero, esiste anche mio fratello, non è vero, non è vero. E mi mandarono questa foto dove finalmente si palesò la verità. Ma che bella c'è sta storia! C'è sempre un po' più deludente, però, della, di questa straordinaria, di questa specie di split di uomo che ha due personalità. Loro poi sono un, due persone in una persona in due, nel senso, quindi hanno, sono molto simbiotici, no? Quindi sono un grande fan. Sono un grande fan. Sei un grande fan, anche noi, sì, sì. Fabio e Damiano, vi baciamo. Se ti affascini più, io inizio a mandarti delle mail con due nomi diversi per lavorare sul set con te. Ok. Ah, che vabbè, non sfruttare sta roba, subito per... Ti aspetto. Però ha funzionato, quindi, innocente. Sì, sì. Bene, 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 va bene. Allora, intanto vogliamo bene a Fabio e Damiano, li baciamo, li salutiamo e non vediamo l'ora di vedere la loro carriera dove li porterà. Zucchero Paolo? Uno, grazie. Uno, ok. Altro caffè per Paolo, che è molto stanco. E Paolo, ti fanno fare queste alzatacce se dovessi protestare contro... Ma... contro questi giornalisti dell'establishment, no? Cioè... Povero Paolo, Paolo il potere costituito, ma che cos'è? Paolo è un eroe, senza Paolo non potremmo fare nulla. Paolo è un vero giovane, un vero giovane. Ok, allora cominciamo a entrare nel vivo. Intanto il primo re è l'ultimo, il primo re è il rovere 1, 2, 3, 4, è il quarto rovere. Il primo re è il rovere quarto, rovere quarto. 1-4 la dia. È un film in latino. Sì. Tu sei matto, lo sai che oggi l'ho sognato. Io l'ho visto solo una volta, lo voglio rivedere. Oggi l'ho sognato perché pensavo molto all'intervista e quindi evidentemente stamattina. E ho sognato le donne. Ho visto le donne, ho visto le due donne. Per la prima volta ho pensato alle due donne del film. E poi ho pensato a quanto è aperto, en plein air, nel senso che non c'è praticamente quasi mai un soffitto, no, tranne veramente due scene. È vero. E questo, e poi ho pensato anche che mi hai molto sorpreso, perché io non pensavo che fosse così il film. Cioè, mi hai sorpreso. È un film della Madonna che mi cresce molto, è un film sulle origini, è un Glass bello, nel senso che mentre Glass mi si poverino mi si riduce sempre di più ci penso, l'ho visto due volte e mi si rimpicciolisce, invece il primo re mi si sta ingrandendo, perché è come se io non vedessi anche i confini del film, proprio perché Matteo geograficamente lo gira in modo molto particolare. Non aspettatevi Veloce come il vento, è tutto il contrario. Lì stiamo anche chiusi nelle nostre vite, chiusi anche in abitacoli, c'è il concetto della velocità, questa è tutta un'altra storia. E l'ho trovato però. E lì c'è poi la macchina, ovviamente, noi e la macchina, il nostro rapporto con la macchina. Qui c'è... Allora, cosa c'è? E poi ho pensato anche, Matteo, intanto noi spoilereremo, perché dovete andarla a vedere al cinema, vi vedete sta roba e noi parliamo del film, Quindi lasciati andare, stai tranquillo. Va bene, quindi parla a un pubblico che lo potrebbe aver visto. Che lo deve aver visto. Ok, ok. Se no li ammazziamo. Ok. Ok. Ho pensato a Spartacus di Kubrick per una delle scene più belle. Beh, oddio, ti ringrazio. Beh, ma c'è... Allora, lui fa a 20 minuti all'inizio del film una scena che è stupenda, 20-25, adesso l'ho visto una volta, perdonami. Ma è una scena tutta di sguardi, tutta di tensione e tutta di alleanze improvvise e di ribellione all'interno di uno schema di prigionia, grandissimo cinema, ma ricordato quando loro si incazzano in Spartacus, certo. E si uniscono e fanno capire che unendosi Kubrick lì risolve proprio il problema anche con la verticalità, cioè lui fa capire che unendosi possono realmente rompere quello schema e creare un nuovo schema. Questo qui fa la stessa roba. Ho pensato anche a 2009 nello spazio per il silenzio. Infatti c'è la barba. Intanto per il silenzio, per gli animali, per questo inizio molto silenzioso. Vabbè, ho capito. Io non so se ci hai pensato. Son dei film che poi uno non è che è blasfemo se ci pensa, perché poi Spartacus ti risolve un problema drammaturgico, c'è un gruppo di persone che... Certo, che deve liberarsi. E poi tu mi ripresenti come personaggi
e attraverso quell'azione io certo. già ho visto certo. E poi l'altro è sul silenzio e le nostre origini anche lì effettivamente, no? Che cosa siamo? Siamo cioè, poche persone, gorilloni che vanno in giro, caverne, le ossa, e l'inizio è proprio anche col sonoro, quindi rispetto a veloce come il vento che era boom 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 pom pom, così è tutta una cosa asciuttissima. Sì. Calcolate che parliamo di un film che inizia con l'esondazione del Tevere, quindi come dire, sicuramente è complesso parlarne, anche perché anche quello che dici tu, nel senso, ho molto riflettuto sul rapporto, no, tra l'essere umano e il mondo che lo circonda, e quindi la lingua, la comunicazione. Noi siamo in un'epoca chiaramente ultraverbale, nel senso, no, completamente costruita di segni, di oggetti, device, la parola scritta, la parola parlata. Invece non solo il discorso della lingua, ma anche il discorso dell'oralità in un periodo storico che noi possiamo solo immaginare, perché dell'VIII secolo avanti Cristo non ci sono chiaramente delle fonti, diciamo, non c'è Leni Riefenstahl che fa dei film in 35 mm, non ci sono neanche delle fonti scritte, non esistono neanche delle lingue scritte attestate se non quelle che troviamo sulle epigrafi, sulle fibule, quindi la scrittura anche non è chiaro quale fosse il linguaggio che si parlava. Evidentemente erano tanti linguaggi, no? C'era l'osco, l'umbro, dico, intorno al Lazio, e questo proto-latino, no? Questa specie di lingua che è la madre di tutte le lingue che noi abbiamo costruito in una maniera molto, molto complessa e molto filologica. E quindi il discorso che fai tu sulla parola, a me piace molto che il film arriva a una verbalità a un certo punto, ma parte da un mondo che è fatto di uomini che sono poi, come dire, resi soli da questa natura che poi è il Dio, perché poi il film per me alla fine di quello parla del nostro rapporto con la divinità, che è l'ignoto, no? Che è qualcosa che non conosciamo, e quindi si apre con questa, con il Tevere che spacca gli argini e prende i nostri personaggi e li spazza via da dove stavano, li porta in un luogo che per loro è ignoto e vengono poi fatti prigionieri. Quindi l'idea è che poi questa tutto con l'azione, gestazione, sì. Cioè cinema, cioè io stavo lì proprio, cioè no, cioè è ipnotico sto cazzo di film, io mi annoio, se, cioè vorrei un cinema energico, no, serve che sia, no, ma sei stato, spacca lo schermo e arriva addosso allo spettatore. Insomma, adesso le prime persone che l'hanno visto mi scrivono molto che li rimane nel tempo, sì, ci sì, pensano, sì, sono ripensato, sì, sono dormito, cioè, ma no, sì, mi è tornata in mente, come te, ma ti dico tanti, cioè perché poi ci sono, però questo è il cinema, cioè qualcosa che non è che lo vediamo e poi andiamo a cena a mangiare la pizza e ci siamo scordati che cosa abbiamo visto, oppure che lo vediamo e lo dominiamo, lo prendiamo subito, soprattutto per chi fa il mio orribile mestiere, certo, perché certo, noi certo. Io sono come loro, lo possiedi, lo mastichi, certo. È tuo, certo, qua certo. Io ho il fatto di creare un oggetto, è aperto sto film anche anticonvenzionale, atipico, ma comunque che abbia molti livelli di lettura, che possa essere, ti ripeto, poi l'ho fatto vedere dai miei amici, a studiosi, cioè ha tante cose dentro, e questa cosa secondo me è un obiettivo, cioè nel senso io ce l'ho, cioè ci provo a dire che poi il cinema, per quello l'ho fatto scrivere sul manifesto solo al cinema, nel senso che è un film, sì. Cioè il manifesto è scritto solo al cinema, perché è un film che io immagino al cinema, anzi sai che c'è? Dopo il cinema buttiamolo, non lo facciamo niente, non farò neanche il DVD, lo buttiamo, finito, chi l'ha visto l'ha visto, capito? No, nel senso che, beh, ma sì, ma a parte gli scherzi, sì. Ma che cos'è un film così al cinema? Cioè capito, sì, che vuol dire, sì. Con lo schermo, che cos'è, sì. Il rapporto tuo fisico che si crea con quell'oggetto, sì. Lì, no? Sì. Chi lo fa adesso? Sì. Non si fa più in Italia, non frega, la gente mi dice, ma 14 mesi di post-produzione. E sti cazzi, cioè sì, ci vuole tempo, ma dico, per farlo ci vuole tempo, è una cosa complicata, ti metti là, ti responsabilizzi, la gente paga il biglietto, deve essere uno spettacolo, deve essere una cosa che secondo me, poi sapete, faccio pure il produttore, allora ne parla, figurati, però voglio che la gente se la goda, e che la gente si immagini che può vedere un film italiano e se lo gode, cioè gode al cinema, e per me questa cosa è importante, e quel il film, mettendo questi personaggi in questo mondo naturale che chiaramente per loro è ignoto e che quindi si manifesta in modo imprevedibile, in modo assolutamente cattivo nei loro confronti, cioè li prende, li uccide, li devasta. Io a un certo punto ho visto, Remo lo dice il Dio ci ha preso, ci ha buttato là, le acque ci sono arrivate addosso, cioè quante ne abbiamo dovute subire, e allora lì l'individuo si, come dire, riflette, si alza, e quindi c'è questo dualismo poi nel film, perché Romolo ha una visione, Remo ne ha un'altra,
E lì c'è questo scontro che fa nascere, che è quello che c'è nel mito, nel senso il mito è esattamente così, c'è uno scontro di visione sul divino che fa nascere una civiltà nuova, che è un ordine nuovo. Vi racconta questo. Prossima volta, ti giuro, farò una cosa più semplice, una commedia, intima. No, no, io è penso... È venuto questo sto giro, che devo no, fare? No, ma è giusto, ma avevo voglia di intanto, fare questo. Intanto, scusa, vedendo la tua filmografia è anche una cosa bella... Perché... Un po' diversa la mia prima, un po' no, dico tra se stessa, è tutta un po' particolare. Sì, però è anche, guarda, è figlia della mia vita la mia filmografia. Sì, però è anche, razionale, perché qua c'è un ragazzino che fa un gioco da ragazze, che ha 26 anni, che è bravo, che è forte, che accetta il ruolo di shooter, che è colto perché? Perché accetta, sa le regole del gioco e sa che nel gioco all'inizio devi giocare a un certo livello e che wow, che culo che ho 26 anni e Colorado mi dà questa opportunità. Questo è un intelligente. Sì, senza... ero molto contento al tempo, devo dire, di aver avuto l'occasione di lavorare. Perché sai, lavorare non... è tutto. Beh, è importante fare... Ah, prima parlavamo di Fabio e Damiano, che è... Certo. Paolo vuole lavorare, cioè... Io nella mia... Che è difficile lavorare. Voi siete i miei idoli, i miei dei, perché voi fate veramente, siete degli avventurieri, state in una zona difficilissima. Se voi vedete la filmografia di Matteo, in realtà poi arriva Gli Sfiorati, che è un dramma tratto da Veronesi, quindi c'è una letteratura bella, un libro di culto, sempre su commissione mi sento di aggiungere, però un libro di culto, shooter, però un libro di culto di Sandro Veronesi, e quindi là Matteo va a fare, perché poi Un Gioco da Ragazze, invece, che io e Matteo amiamo molto il cinema di genere, Un Gioco da Ragazze era uno dei pochissimi filoni che sarà creato industriale in Italia grazie ai milioni di euro di incasso di Ho Voglia di Te. Certo, è vero. Io lo adoro, sono quei 5 anni che poi finiscono con il crime, perché chiunque ami il cinema di genere sa che lo spaghetti western poi diventa Trinità e Bambino. Certo. E il fotoromanzo e il cinema dei telefonini bianchi, io lo chiamavo così quando ero un critico più irriverente da giovane, questo cinema invece importante che era L'Amore Giovane, certo, dove nascevano queste star, a noi amiamo il cinema, questo Tempo delle Mele, diciamo quello che vogliamo, aveva generato un filotto in 4 anni che aveva portato poi alla fine al crime, cioè che questi amori giovani erano anche un po' criminali, è un gioco da ragazze, c'erano le ragazze cattive e Alba Chiara, e con quello si chiude praticamente questo filoncino. E Matteo prende il treno, cioè il treno passa, e Matteo che è bravo. Qui, poi è giusto che arrivi il Primore ora, secondo me Matteo, ora, perché come io penso che sia, lo capisco perfettamente che Gabriele no, voglia esplodere con Freaks Out dopo, cioè io vi studio, siamo anche un po' psicanalisti, noi vi voglio bene, vi adoro, so che la vostra vita è anche veloce come il vento, è anche un po' canne al vento, nel senso che voi sentite anche un po' il fatto che può essere transitoria questo fatto, perché non c'è, e quindi voi dite ma io questo film sì, quando sì, lo faccio sì, se non lo farebbero, certo, siamo in una fase in cui ogni giorno ti svegli e pensi che potrebbe essere l'ultimo giorno in cui non esiste, non solo esiste il tuo mestiere, non solo tu hai modo di farti finanziare, ma anche un po' esiste il cinema, la sala che cambia di giorno, esatto, giorno, e quindi sì, è vero, nel senso che avevo l'occasione di far finanziare un film molto grosso, è costato circa 9 milioni di euro, quindi di far finanziare un film che era un sogno per me, anche espressivo in maniera, ora voglio essere sincerissimo, più espressivo per il cinema come oggetto cinematografico che per me, nel senso che io poi molto, anche molto del racconto che c'è dentro è condiviso con gli sceneggiatori, con Filippo Gravino e Francesca Manieri, c'è molto... che sono sceneggiatori storici, sì, ormai possiamo definire così, come il vento, certo, insieme, c'è molto l'idea anche di cogliere l'occasione di un momento storico dove produttivamente il cinema italiano è molto arido, cioè è, però nello stesso tempo è molto hot, dicono gli stranieri, nel finanziamento estero. Quindi l'Europa ci guarda e ci dice: vuoi quei 3-4 milioni in più per fare il tuo film? Forse te li posso dare, ce lo dice l'Europa, ce lo dicono i francesi, i belgi in questo caso, stessa società belga che coproduce anche il film di sì, Gabriele Gabbasser che ha prodotto Il Primo Re. Cioè c'è Netflix che ci dice: ti diamo i minimi garantiti. Cioè è un momento in cui, e ve lo dico, durerà pochissimo, fra un anno e mezzo forse non sarà più così, sarà molto più difficile, faremo fatica a comporre un piano finanziario da 2, 3, 4 milioni. Allora dico, facciamo un film evento, lo mettiamo lì, creiamo una macchina grande che non si riesce a fare mai in Italia, ci mettiamo 3 anni e chi se ne frega, però l'abbiamo fatto e sono d'accordo che mi sento canna al vento, perché questa chance me la sono presa e potrebbe volare via già al prossimo, non lo so.
Hai fatto bene, Matteo. Hai fatto benissimo. Come gioco da ragazzi, lo stesso. Passa il treno. Passa il treno, lo prendo. Intanto, se non avessi preso quel treno, intanto guarda dove sei arrivato dopo quel treno. Sono passati. Rover è uno dei pochissimi Enfant Prodige. Sono pochi gli Enfant Prodige. E questo è un problema. Vabbè, poi chiudiamo la parentesi. Prima cominciano a lavorare, meglio è. Prima hanno delle responsabilità, prima rischiano, prima non dormono la notte, perché questo è un mestiere duro, non è fare il critico un po' più difficile. Prima entrano in questa pericolosissima avventura, meglio è, perché si fanno i segni come i pirati, sopravvivono a un'avventura, sopravvivono a una seconda missione, so soldati, so... Wim Wenders aveva chiamato dei registi per fare i gangster dell'amico americano, è una delle mitologie del cinema e aveva capito tutto, ovviamente, no? Cioè un regista è un generale, è un politico, è un ruffiano, è qualsiasi cosa, è una figura assurda, infatti molto spesso hanno esaurimenti nervosi, sì. È difficile stare con loro a livello privato, sentimentale, cioè sono delle creature e per questo io li adoro, li voglio bene perché so anni che mi danno da mangiare, no? A me. Torniamo a questo piatto che mi hai fatto, che mi ha dato molto da mangiare e ho ancora molta fame. Perché ho avuto questa sensazione della deformità? In un modo molto elegante, cioè ho visto dei corpi leggermente deformi. Beh, diciamo... Hai fatto un lavoro... Vero. L'ho cominciato a scrivere da critico di merda, questi sono i miei appunti un po' febbricitanti del primo re di Matteo che mi aiutano molto, sensazioni di deformità e molto spesso per come inquadravi questi e ho pensato ma che bello perché non mi sta arrivando sbattuta però io mi sono sbagliato? A volte mi sbaglio, ecco, Danilo mi ha cazziato, ho visto un movimento di camera, una scena fondamentale che hanno molto cercato, l'ho beccata questa. In pieno. Peccato. Chi è Guadagni? Questa è la peccata, grazie. Figurati. E Luca, questo tie non era anche da parte almeno mia. Almeno una, dai. E, no, nel senso che assolutamente sì, ho fatto anche un casting di corpi, nel senso che pensavo a questo mondo dell'ottavo secolo avanti Cristo che dovesse essere per i nostri occhi qualcosa di lontano, qualcosa di dove il cibo, l'assenza di cibo scava i corpi. Esatto. Pensa che avevo, Alessandro ha iniziato le riprese di Cookie dopo il primo re, quindi Cookie è stato girato, è iniziato la settimana dopo, quindi ho avuto anche un Alessandro al quale avevo chiesto di dimagrire, di scavarsi, che ha sfruttato il lavoro del primo re per fare poi Cookie e quindi è arrivato nel film alla fine con il corpo che poi è il corpo di Cookie, perché lui ha finito, si è fermato una settimana e poi ha girato il primo giorno di Cookie. Mamma mia. Il che fa sì che tutti questi, anche l'apice lo stesso, ha perso 10 kg, poi a me gli attori mi fanno ridere perché mi incontrano gli attori questa e mi dicono ma posso fare un film con te e perdo 10 kg? Sono un dietologo, semplicemente con Stefano Accorsi su Veloce come il vento raccontavo un tossico che, cioè i corpi dei tossici non sono corpi sani, quindi andava scavato e in questo caso racconto l'ottavo secolo avanti Cristo, immaginatevi, non c'è il fast food e la pizza a taglio e quindi i corpi sono corpi asciugati dalla natura, ho preso, cioè io, uno dei protagonisti è una persona, un ragazzo sardo, Fiorenzo Mattu, che è un pastore che lavora in campagna, che è un attore pazzesco, che ha lavorato già, ha fatto già su Re, ha fatto un sacco di film sardi e ha una fisicità incredibile. E un altro, insomma, diciamo, ho avuto diversi attori che fanno anche del racconto corporeo una chiave. Totalmente, e sono attori totalmente. Che non riescono mai a lavorare in Italia. Ma infatti, mai. Non l'ho mai visti. Mai. Ma non l'ho mai visti. Attori incredibili, incredibili, di grandissimo talento che non possono lavorare, che è difficilissimo che lavorino perché hanno dei corpi che sono corpi fortemente narrativi. Molto alti, molto magri, molto asciutti, molto storti, molto particolari, molto fisicamente non rassicuranti, non comuni. E in questo senso Alessio Lapice e Alessandro Borghi, che sono due bellezze, sono andate verso quel mondo e si sono fatte conquistare da quel mondo che, e non hanno loro conquistato quel mondo portandolo a loro, non l'hanno imbellito, ma anzi si sono fatti asciugare. Nonostante questo, ieri stavo a pranzo con delle mie colleghe che hanno visto il film e mi hanno detto non ho mai visto Alessandro Borghi così bello. È bellissimo. Cioè vedono questa bellezza assoluta in un mondo dove, che è un mondo di fango, di sporcizia, di privazione. Insomma, a me quel lavoro che hai trovato l'ho assolutamente cercato. Beh sì, perché io ho pensato molto all'alimentazione, ho pensato ma sì. Che bravo questo regista, ma che bravo questo regista, e poi pensi a Kubrick e tu ovviamente fai no. però è la serietà, cioè sembra veramente che questo film parta una settimana dopo 2001 sullo spazio, la scena iniziale, perché questi effettivamente non siamo più scimmie però... Abbiamo lavorato molto anche sul modo di camminare, sul... Adesso quando c'è quella scena in cui Tefari e lui
hanno quel combattimento col coltello, con i piani sequenza, che meraviglia, tutto quel lavoro lì, che è un lavoro di effetti complessissimo, vabbè, tutte cose nerd noiosissime. No, raccontate, a noi ci interessano. E questo è il luogo nerd, noi siamo proprio, è il luogo nerd, siamo nerd. Ci sono delle tecniche che si utilizzano adesso per utilizzare, sapete che io ho una grande passione per l'effetto analogico, cioè mi piace molto mettere in scena la realtà, è stato veloce come il vento in questo modo. E, però qui adesso evolvendo ho lavorato con una società molto forte di Milano che è la Edi, molto, molto famosa, e una società belga molto forte che è Digital District, e abbiamo fatto questo studio dei VFX tale per cui, per esempio, in questa scena che di cui parlavo con Francesco, Remo contro Tefari si trovano a sfidarsi con il coltello, l'arma bianca, uno ha un'ascia e uno ha un coltello e devono uccidersi, cioè i duelli si concludono sempre con la morte di una persona, non c'è un momento di... la gente si muore proprio facilmente in questo mondo, certo. E la vita ha un valore chiaramente diverso dal nostro, e questi protagonisti si lamentano con Dio, cioè sentono che la loro vita può essere spazzata da quell'onda come la mia dal vento, come canna al vento. E quindi questi combattimenti sono estremamente fisici, abbiamo utilizzato delle tecniche per cui voi vedrete in piano sequenza proprio i tagli sui corpi compaiono, è tutto vero, cioè tutto, le lame passano e la pelle viene tagliata, cioè tutto succede realmente con tecniche che vedono unirsi insieme i prostetici, che è un tipo di trucco che costruisce, diciamo, delle cose che si aggiungono al corpo, no? E il trucco normale, gli stuntman e i VFX non si riesce mai. Io qui ho il vantaggio di essere produttore dei miei film, ma come ti smetto quando voglio, come e tutti i film che facciamo, lavoro molto sulla preparazione, cioè secondo me, e questa è una cosa che è di scuola americana semplicissima, che qui non si fa semplicemente perché i produttori non lo so, non ci pensano, forse non hanno interesse, però paradossalmente a volte ci si trova a spendere più soldi iniziando e facendo tutto senza averlo preparato nel modo giusto, piuttosto che mettendosi 6, 8, 10 mesi prima in 5 persone in una stanza dicendo ok, queste sono le sequenze, sembrano impossibili, come le realizziamo? Le scomponiamo in tanti mattoncini, facciamo gli storyboard, appendiamo questi mattoncini al muro e iniziamo a ragionare su come si costruiscono queste sequenze e mettiamo insieme le parti che devono studiare come fare queste cose. Sono professionalità assolutamente diverse, eterogenee, che molto spesso non si parlano nel cinema italiano. Io vedevo che si presentavano, dico ciao piacere, sono ma non vi vedete in tutti i film, che no ci vediamo al massimo sul set, poi il regista ci dice facciamo questa scena, l'azione, la cosa, fatto ma è impossibile. In questo senso invece preparare queste sequenze che hanno una durata mostruosa, la preparazione poi ci permette di arrivare a questi risultati che, voglio dire, cioè lo fanno gli spagnoli, lo fanno gli argentini, lo fanno i messicani benissimo, vabbè, gli spagnoli hanno delle scuole di VFX pazzesche, cioè, e noi dobbiamo stare là col tavolo, ma che cazzo è, no? Lo sai che una volta chiesi a Alberto Marini, che peraltro veniva da Torino, gli chiesi, sceneggiatore del più bel film di Balagherò, che è il film col portiere del Palazzo Stronzo, e vabbè, non mi ricordo il titolo, Luis Tosar, Bad Time in italiano, e gli dissi, ma Alberto, ma com'è possibile che in Spagna a un certo punto è venuto fuori l'horror? Com'è possibile? E lui mi raccontò Yuzna, mi disse, arrivò Yuzna con la Filmax, e ha svezzato Paco Plaza, ha svezzato Balagueró, ci ha insegnato, io mi trovavo lì perché ero andato via da Torino, ci ha insegnato come si faceva il cinema dell'orrore. Sì, è una bottega. Sentir parlare Matteo è bellissimo, perché tu senti proprio il piacere, mi fa impazzire Matteo, senti il piacere del lavoro, della bottega, senti il piacere proprio che ha Matteo anche nell'unire queste professionalità, il suo divertimento. Ma io non riuscirò mai a superare questa essenza di artigiano che sembra sempre che sto lì. Ma io sono contento, mi piace, sono felice. Ma Kubrick era così. Figurati, non è che voglio. Ho capito, ma Kubrick era così, no? Mi pare che sia la prossima brava critica con te, certo. Ho capito, che vuoi essere? Cioè, quelli bravi sono così. Cioè, no, io sono assolutamente un artigiano al servizio. È che non riesco a vedere il cinema se non, come dire, una sinergia di maniscalchi che fanno cose, non ci riesco, è il mio limite.
Ma è una cosa bellissima, non ti schermire, sei scemo. Perché invece è proprio la qualità di Matteo, è la qualità, e poi la qualità di Matteo, guardate la totalità, attraverso il ruolo del produttore, di essere colui che appunto mette insieme, bella questa cosa che ha detto, artisti, perché poi le chiamiamo maestranze, ma per me sono artisti, artisti che magari appunto veramente, ma perché non si incontrano, ma perché non si conoscono? Ma perché? Vabbè, comunque dai, è bella questa roba ed è bello che ci siano dei registi ancora giovanissimi come Matteo, che per il canone italiano è un bambino, per lui che ama molto quelli seri, sa benissimo, lui è classe 82, capisci? E per l'Italia è considerato... Comincia ad avere 36, 37 anni. Sei un bambino per l'Italia, sei un bambino per questa orrida... E invece noi dobbiamo cambiare, si parla tanto, allora cambiamo questa roba, no, ma io lo faccio, lo dico perché... Proprio detesto questa roba qua, che io stesso sono considerato un giovane critico ancora, sì. Cioè, a 44 anni, ma te rendi conto, è tutto sbagliato, è sbagliato in chiave proprio sia filosofica e qua sia culturale ed economica, perché un corpo giovane ti può lavorare tanto, può essere entusiasta, e se tu gli dai le chance... Se si impara la responsabilità prima, si ha tempo di metabolizzarla, e ti dico, c'è una fase, cioè io quando ho iniziato a 24-25 anni, prima facevo i corti, insomma, ho iniziato a 20, diciamo, però a 30 anni, cioè ti parte un'energia umana, che ti dico, non ce l'avevi, io non ce l'avevo a 20, quindi se a 20 ti sei preparato, a 30 sei... più esplosivo, sei più forte, quindi se infatti io sono molto arrabbiato, senza fare i nomi, però diciamo con l'istruzione cinematografica in Italia, no? Le scuole di sceneggiatura, le scuole di regia, le scuole, cioè là c'è una linfa che se fosse ben, mannaggia, no, capito che dico? Vabbè, adesso poi lo so. Voglio farti perdere tempo, no, però no. Là c'è una linfa che se io adesso, senza che vi faccio nomi eccetera, ho preso un ragazzo che lavora da noi, che ho visto i suoi corti, diciamo, i suoi video che mi ha mandato, uno di questi che mi manda nei video, io li vedo, questo, dico, questo è bravo, cioè questo c'è un ragazzo di 24 anni, dico, guarda, sono belle le tue cose, cioè nel senso, mettiamoci insieme, facciamo uno che fa azione, fa cose, e lui mi ha detto, è la prima volta che mi rispondono, io non so mai, cioè questo dai 18 ai 25, è stato 7 anni, da solo? No, da solo, in giro per il mondo, per la città, a camminare, a fare con gli amici. Vai, ma vai, ma perché non c'è un'istituzione, un'industria che ti sa, che ti accoglie, ti istruisce, meritocratica, tosta, cattiva, dove emergono solo i più solo i migliori, c'è cioè una cosa fatta sulla capacità umana che ti mette in un percorso dove, se tu, non lo so, vuoi fare il medico, ti metti a studiare medicina e eccelli, diventi un grande chirurgo e poi ti prendono gli americani per lavorare ad Harvard. Ma perché non si può fare col cinema? Perché non c'è una grande industria di didattica in Italia che prende i 22 anni con le palle capaci e li fa crescere e ci restituisce cioè tutto quello che è. Guarda, poi vado, sono stato a Venezia a chiacchierare con Guillermo del Toro, ecco, quelli sono cresciuti, del Toro, Inarritu e Cuarón, e stavano là, capito, che facevano Babel o prima Amores Perros all'età dove io, con tutto il rispetto per me, facevo gli sfiorati, che va benissimo. Però quel cinema lì, ma dove sta? Capito? Io infatti cerco, pranzo con Gabriele, vedo Damiano, cioè, ma non riproduco io, cioè solo per parlare, dico, parliamo, condividiamo intorno a un tavolo le idee, le esperienze, per cui magari tu eviti di inzepparti in un percorso che già un altro ha provato, per cui perderai 2 anni inutili, cioè, capito questa cosa? Ma che bello. Scusatemi, è partita la... No, no, ma questi incontri servono anche a questo, intanto questi incontri servono anche a questo, sono tutte cineasti che vengono qui con l'orrido critico a parlare, quindi, anzi, siete liberi, io sono ancora più felice. Ma torniamo al film, perché il film è bellissimo, e dopo che c'è stata lo tsunami, perché lo tsunami sì, c'era lo tsunami, arriva il fiume è molto presente nel film, il fiume. L'acqua in generale, la valuta. No? Il fiume è un problema. Allora, ci sono due cose bellissime. Pensavo prima agli scontri. Ogni ferita in questo film, ogni ferita è importante. Infatti uno dei due fratelli verrà ferito in un modo un po' più grave rispetto a un graffio e tu lo senti, come non lo senti in tutti gli altri film, dove c'è un minimo di appoggio medico o di cognizione, no.
E lui lo vedi che sta per morire per una cosa che tu hai visto in 1400 film. Lui è molto, veramente molto subliminale. Lì lavora con la percezione dello spettatore. È un bravissimo regista che sa che noi non siamo più abituati a vedere una cosa del genere. Anche in dei fantasy noi vediamo comunque uno che se prende. No, no, quelle sono ferite vere. Cioè, questo è pazzesco, pazzesco. E infatti c'è l'apice, che è meraviglioso, che lo vediamo che è sempre più bianco, è sempre più debole, e io c'avevo una tensione, stavo lì che, e anche lì dicevo, vedi, questo film me la fa sentire questa cosa, e bravo Matteo, perché in mezzo a tutto il prodotto audiovisivo che c'è, perché poi questo film, ragazzi, sì sì è il latino, sì sì che figata, sì sì l'originalità, ma in realtà Rovere sa benissimo che ci sono dei riferimenti al cinema fantastico, al cinema fantasy, che comunque lo spettatore che è colto, e Matteo lo sa, ha dei pattern nel quale il primo re si va a infilare. Quindi Matteo è molto intelligente nel sapere che c'è stato Valhalla Rising, c'è stato Il Trono di Spade, c'è stato Il Signore degli Anelli, infatti c'è Adoro, c'è Bosco Atro, c'è Fangorn, cioè c'è questo bosco maledetto che arriva, c'è questa scena stupenda di ribellione giostrata benissimo, benissimo da Rovere, senza parole, con due parole in latino, ma sguardo, azione, ok, che facciamo? Crea il gruppo, crea il party, molto fantasy, molto La Compagnia dell'Anello, il party, il gruppo, Bosco. Bosco no, Bosco no, Bosco maledetto! Abbiamo già sentito sta roba? È ovviamente Il Signore degli Anelli. Non andare nel bosco, perché no, no, ma io no, perché il latte si inchiappettano. E Rovere fa la stessa cosa. Poi entri nel bosco, che fotografia, che meraviglia, e poi ho visto dei corpi sotto l'acqua, leggermente che emergono, wow, madonna Rovere, che meraviglia, anche lì è bravissimo, non esagera, non esagera, però uno anche lì, se è fissato con Jackson, come un po' siamo noi, pensa alle paludi della morte delle due torri, la scena stupenda di Frodo, Sam e Gollum, che si trovano in questa ex campo di battaglia, di una battaglia storica, svoltasi, e ci stanno ancora sti cadaveri che stanno sotto l'acqua, e Jackson gira due o tre sequenze che penso che Rovere la, vedo che fa di sì, che lo abbiano colpito. Sì, sì, no, 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 ma c'è pieno di tutte queste ispirazioni il film, assolutamente sì, la trilogia l'ho amata da pazzi, insomma, tutte le immagini che mi sono rimaste dentro, diciamo, magari non a livello conscio, nel senso, non ho pensato, qui faccio quello che... Però c'è tutto un mondo che chiaramente, beh, come anche nel mio film precedente, c'è sempre un digerire un qualcosa che abbiamo amato, beh, insomma, quello senza dubbio. Parliamo del party, anche perché io lo so, Matteo, tu devi, sei libero, tu sei stato così gentile. Non ti preoccupare. A un certo punto la parola emerge ancora di più, perché il film è strutturato proprio, ha una bellissima struttura. All'inizio vi chiederà questo bellissimo sforzo, che non è uno sforzo, perché secondo me godrete molto. È molto bello invece, non ti chiede. Ti chiede un approccio al prodotto audiovisivo, ripeto ragazzi, diverso rispetto a quello della media, però sarete felici, perché non vi dà molta soddisfazione. Vabbè, questa è la mia... Quindi, dopo che a un certo punto la parola e i vestiti e le persone aumentano, Rovere che fa? Civilizza in un certo... Arriva la civiltà, certo. Arriva la civiltà. Matteo che fa? Fa una sintesi. Cioè, ogni regista... Vai, Paolo, bravo. Fa una... Stava cercando... Matteo che fa? Fa una sintesi. Deve sintetizzare in un prodotto, in un film di due ore, deve sintetizzare tanta roba. Quindi... è bello questo lavoro che fai sulla sintesi, perché arriva poi la civilizzazione, arriva il nostro rapporto. Matteo usa i vestiti, per esempio, le vesti, mettersi un qualcosa, una pellaccia, mettersi una pellicciona, diciamo. Sì, è una differenza, certo. Fondamentale. Matteo queste cose le conosce, le capisce e le fa arrivare. Pensa che i vestiti nel film hanno tutto un percorso di edizione, nel senso, c'è una pelliccia che poi uno muore, passa all'altro, l'altro diventa più forte perché ha quella pelliccia che si mette addosso, la pelliccia poi passa all'altro ancora, cioè sono un numero di vestiti molto ridotto, 50 vestiti che hanno una storia per tutto il film, per cui esistono schemi della segretario di edizione sia sulle armi che sui vestiti, con cui lui ruba quell'arma a quello che poi passa a quello, è tutto storicizzato, cioè dentro il film c'è questi oggetti che rappresentano l'emancipazione di questi individui, perché una cosa è se io sono scalzo in mutande in mezzo
all'inferno. Una cosa è se io sono nell'inferno con le scarpe e una pelliccia per coprirmi. Secondo me andranno fuori di testa gli appassionati di videogame, Mark. Perché ci hai pensato? Perché c'è la sensazione sempre dell'avanzamento. Ho un oggetto, io amo videogaming e mi piacciono, ovviamente, amando il fantasy, vado fuori di testa per Skyrim, Elder Scrolls, Witcher, tutto ciò che è role-playing. E lì c'è proprio la sensazione che c'è la spada in più, c'è i capolavori, come questi che ho citato. C'è sta roba qua. Sì. Secondo me gli appassionati di videogame vanno fuori di testa per il primo re. No, ma beh, è anche un mondo, diciamo, di supereroi, cioè in qualche modo sono dei personaggi che hanno una loro fisicità, una loro storia, che quindi poi sono dentro il segmento di un'avventura che in qualche modo è un'avventura di scoperta, che può anche essere assimilata ai videogame, diciamo, con lo storytelling orizzontale, dico, non proprio Red Dead Redemption come ragionamento, dove fai quello che vuoi, o Fallout, ma magari racconti, appunto, che hanno una linearità e che hanno un percorso. Sì, devo dire, io non sono un grandissimo giocatore, però no, c'hai tempo, penso, a te. Non ho tempo. Anche io non ho tempo, ma lo trovo. Non ho tempo, ma ne parlo spesso e cerco un po' di capire e vedere, perché anche lì chiaramente c'è uno storytelling che si sta molto evolvendo, pazzesco, che fa paura. Noi facciamo il cinema e dobbiamo studiarlo, saperlo. Tu un giorno farai un videogame, secondo me. Mi piacerebbe molto. Ma no, io sono convinto che lo farai, sei così intelligente, Matteo, e alto, diciamo. E, ok, le donne. Mi sono svegliato stamattina accanto a una donna. Ci sono le donne anche in questo momento. Mi sono svegliato accanto a una donna meravigliosa, che è mio marito. E pensavo alle donne, cioè, ah certo, le donne! E ho visto una sacerdotessa e una che cazzia. Ho visto una sacerdotessa e ho visto una politica. Con i controcoglioni, anche se è una compagna signora. Quindi con le controvaglie. Wow! L'ho vista stamattina, mi si è semplificato. E quindi... chi sono queste anche signore? Lì, allora, no, sono belle, diciamo che sono belle tutte e due. Sì, sono fighe due, tutte e due, bellissime. Belle in maniera diversa, anche nel senso che una è la vestale che loro incontrano all'inizio del film. Loro, Romolo e Remi, i due fratelli, vogliono avere una protezione dal dio in qualche modo. Ritengono che il dio, che è una cosa tipica della società, diciamo, dei popoli latini, eccetera, eccetera, si manifesta. Poverina. Io sono violentissimo, io sono violentissimo. Praticamente si manifesta. Sono più come quelli del tuo figlio. Diciamo che loro rubano questo fuoco che è portato dalla vestale, perché il fuoco è il dio, ma non è il dio nel senso come il crocifisso è una rappresentazione del dio. No. Bene, e questo è, insomma, tutti gli antropologi sono concordi su questo. Il dio è il fuoco in sé, cioè il dio si manifesta in quel fuoco, in quell'oggetto, è una sorta di transustanziazione ante litteram, per cui il dio diventa il fuoco, è il dio, e loro rubano il fuoco, no? Non deve parlare della mitologia che c'è dietro questa frase che ho appena detto, e attraverso però una donna, che è la vestale, che è l'unica abilitata, diciamo, a maneggiarlo, e quindi tecnicamente la rapiscono, la prendono e la portano con sé. Questa donna però, con il pack, no, come l'hai chiamato tu, il party, con il gruppo nel bosco, è una iena, nel senso, è una iena, ma è una che c'ha paura, sei bravissima. E beh, lei sta 12 uomini contro una donna, e lei gliene fa di ogni, cioè, io ti dico, una delle mie scene preferite, lei è forse il mio personaggio preferito in assoluto del film, bella. Sia per tutto il discorso, adesso poi vedrete il film, sia per tutto il discorso del diciamo, quando dice Caelis Auctorem, no? Chi è che abbiamo scoperto l'assassino, cioè che cosa, come lei lo dice, io sono maneggiata in qualche modo, il dio parla attraverso di me, io sono posseduto dal dio e il dio mi rivela il futuro e il destino. Questo è un destino tragico per i fratelli, perché sappiamo qual è la storia della fondazione di Roma, quindi un fratricidio, ma in qualche modo lei è un essere umano che si ribella a questa sua stessa natura semidivina, o comunque di comunicatrice con una forma di al di là, tra virgolette,
ma non teme minimamente, cioè ha paura di questi uomini che l'hanno rapita e la stanno deportando chissà dove, ma nello stesso tempo, come vedrete, è una alla quale non è il caso, diciamo, non bisogna andarla a stuzzicare, non bisogna, no, non è tanto il cavaliere nero. Beh, no, lei allora, intanto sa maneggiare la religione, che esatto, è una ragazza politico. Allora, è un ragazzo sveglio, per citare Melisandre, il più bello, Melisandre, diciamo che andiamo più verso Melisandre, nel senso che lei è una signora che ha un potere, che ha uno schema, che vive in uno schema. Qualcuno nella scena per me più bella, dove c'è questa alleanza e questa ribellione, rompe il suo schema. E lei che deve fare? Scusa, si deve arrendere all'evidenza. Lei ha delle abilità e sa che la gente ha paura di lei. E quindi che fa? Ha paura perché è un essere umano e si trova fuori dal suo schema, e c'è il personaggio di Alessandro Borghi, uno dei due fratelli, che è quello che va di più verso la linea del ma avete rotto il cazzo con questi schemi, e se non esistessero, che è mitologia, che è noi che andiamo contro Dio, noi che vogliamo superare le colonne di Ercole, noi che vogliamo superare i limiti, è Ulisse, è Prometeo, ovviamente mille, è Icaro, è tutto ciò che è stato l'essere umano che Terigliam che vuole andare oltre, ovviamente, ok? E lei lo vede questo, che c'ha l'occhio mattarello di Alessandro Borghi, però allo stesso tempo lei se la gioca, perché mica si arrende, è fantastica, mica si deve arrendere per forza, lei se la gioca e ha delle abilità un po' stregonesche, diciamo, ma stregonesche nel realismo di Rover, diciamo, religioso e politico, perché la parola schiaccia, la parola detta in un certo modo. Sì, no, tecnicamente mette a terra le persone. Ma d'altronde un incantesimo, anche in Harry Potter e Gandalf e ovviamente Saruman, l'incantesimo è parola. E l'incantesimo, io feci uno scoop da ragazzino, cioè Christopher Lee lo andai a intervistare, che ancora non era uscito La Compagnia dell'Anello, e mi fece l'incantesimo. Io lo registrai, lo mandammo in giro per il mondo, ci divertì, era l'epoca di internet, era appena nata, fu uno scoop mondiale, perché io avevo l'incantesimo di Saruman, che Saruman lancia alla Compagnia dell'Anello quando vuole mandarli a Moria e gli fa arrivare la neve all'inizio, e lui si alzò in piedi e lo sapeva a memoria, me lo declamò, che era una cosa meravigliosa, perché poi l'elfico è Quenya e Sindarin, e lì lui usa molto il termine merda quando le cose si fanno molto, però i tolkieniani lo sanno, ragazzi, che l'elfico non è elfico, è Quenya, Sindarin, quindi io anche lì, allora, che elfico è? Qua c'è questo latino stupendo, aspiche, mi piace tanto quando c'è il momento di aspiche, e la parola è importantissima. L'altra donna è meravigliosa, vogliamo parlare di lei anche? Tu ti riferisci a, perché ce ne sono due in realtà, ci sta sia la ragazza alla quale viene il cazziatone. Sia la ragazza alla quale viene dato il fuoco, sì, sia la prima, diciamo, la donna che è la donna che dà a Romolo il bastone della la seconda. Diciamo che, la politica, diciamo che la compagna politica. È fondamentale che, intanto secondo me sono fondamentali i femminili, questo è evidente nella mia filmografia, cioè per me è intollerabile i personaggi femminili che sono delle funzioni, no? Sai, la fidanzata di, la moglie di, la cosa. Quindi ci sono solo tre femminili in questo film, che sono tre femminili dirompenti, nel senso muovono assolutamente la storia e danno, come dire, personalità e forza a questi personaggi che, come dici tu, si devono difendere, devono attaccare, insomma non sono mai in funzione di qualcosa. La politica, che tu chiami il cazziatone, è una donna della tribù dei Velienses, che nella quale, diciamo, i due fratelli incappano in una maniera distruttiva, perché poi lo vedete nel trailer, quello è il villaggio al quale Remo dà fuoco, se avete visto il film, perché parlo a chi ha visto il film, è il villaggio al quale Remo a un certo punto dà fuoco, in questo momento che vede veramente il dualismo fra i due fratelli, di questa visione: da una parte io sento Dio e te lo dico, io sento Dio, sento che Dio ha delle regole, sento che esiste la Iubris, sento che c'è qualche cosa, ci sono delle regole alle quali noi, se vogliamo fondare, se vogliamo costruire, se vogliamo allearci, unirci e diventare forti, essere protetti, loro parlano di avere un tetto nella notte, una capanna nella quale dormire al sicuro, quindi sono persone che vivono in esterni, non hanno neanche, ecco, una perché capanna. Il film è tutto in esterni, esatto, sì, non ha interni,
uno dei due fratelli ritiene che il sentimento religioso sia un motore politico e serve, o comunque è sincero nel sentirsi parte di un creato, e quindi è quello che vuole rubare il fuoco, è rispettoso e vuole in qualche modo costruire attraverso anche l'uso e l'utilizzo della religione, che vediamo poi applicata dalla Vestale. L'altro invece è una specie di primo ateo, cioè in qualche modo Remo, nella mia visione, è il dubbio, è l'uomo che rimane freddo di fronte al silenzio di questo Dio immobile, che, e lo dice proprio, lui dice: non c'è nessun Dio, non c'è niente là dentro, non esiste nulla. E quindi combatte in questo dubbio fortissimo, perché ovviamente la gemellarità ha la funzione, nel mito questa cosa risuona fortissima, ha la funzione di permetterti di costruire un'idea, un concetto che nella sua natura duplice, quindi i due gemelli incarnano i due lati di una stessa, diciamo, visione del mondo, che in qualche modo a un certo punto, andando in conflitto, genera qualcosa di nuovo. E il finale, che secondo me è una scena, la mia seconda scena preferita, nel finale Romolo ci dice, Romolo cambia e dice: ma certo, tutto questo nasce dal mio dolore. Ma io lo voglio, guarda, quel monologo finale, mannaggia a te, non vedo l'ora di rivederlo, perché lo voglio riascoltare, perché ero così scosso arrivato al finale. Senso, quello ha molte... Esatto, io lo devo risentire quel monologo, perché c'è molto in quel monologo. Io ci sono arrivato che ero così ipnotizzato da sto filmone che hai fatto, che mi sono accorto che è incazzato e mi sono accorto che è diventato Remo, perché è ovvio che ha assunto parte del fratello nel momento dell'uccisione. Perché nella natura della fondazione, la sostanza che vi ammorbo con la mitologia, che con quello che poi è stato scritto da Livio, da Plutarco, anche da Ovidio sulla fondazione di Roma, in quell'essenza c'è una natura duplice che è pazzesca, perché è l'adesione al Dio, ma anche in qualche modo l'asilum, la distruzione dell'altro, l'idea che Roma all'inizio, come Gangs of New York, questo Plutarco lo dice con chiarezza e l'ho voluto scrivere alla fine del film, Roma è l'unione di tutti gli esuli, i poveri, gli assassini, gli apolidi, tutti quelli che non hanno un luogo dove stare, che come una giovane Stati Uniti d'America, a un certo punto c'è un sistema di regole che viene poi costruito piano piano in età imperiale, poi viene riconfermato, perché chiaramente quanti sono stati gli imperatori che non erano romani in qualche modo, perché è un'inclusione di potere, cioè io e te ci alleiamo contro un terzo che in quel momento non vediamo, ti lascio la tua indipendenza e mi espando. Ti faccio le fognature. Noi eravamo imperialisti. Guardate che noi eravamo imperialisti, ce lo siamo molto dimenticato. Sì, ce la prendiamo con gli americani. Oggi vediamo gli Stati Uniti. Capito? Noi siamo stati i primi imperialisti. Siamo stati i primi imperialisti, assolutamente sì. Costruiamo le fognature, vi lasciamo la vostra legione, fate voi, non c'è problema, però sempre un obolo a Roma. E questa cosa qui crea quello che alla fine si vede, l'espansione di questo impero che si espande e arriva a coprire tutta l'Europa, da quel sentimento singolo che il mito ci restituisce con una precisione che è, come dire, certosina, cioè ci dice proprio: attenzione, perché ovviamente è stato poi costruito ex post con la consapevolezza di quello che voleva raccontare. Questo è un mito che viene costruito dopo per, certo, come dire, per fondare, si chiama propaganda. Fatto, è che è un'arte, che è una cosa molto seria. E allora, cosa mi sono chiesto? Mi sono detto: dentro quel racconto esiste un'emotività che è importante, che non si può perdere, cioè due fratelli che si amano, che si proteggono, che vogliono salvarsi la vita l'un l'altro, e il destino della fondazione li porta a impattare con due visioni che io volevo fossero, soprattutto la prima parte del film è una grande avventura, dalla seconda parte è chiaro che questi due personaggi incarnano queste due visioni fortemente antitetiche, ma che hanno alla base l'amore, cioè a un certo punto... Ma infatti, Remo gli punta il coltello al collo, perché il destino, il Dio gli ha detto: uno dei due ucciderà l'altro e chi sopravvive fonderà l'impero. E Romolo, che è ferito, gli dice: uccidimi, tu fonderai l'impero. Sì. E Remo, che ama, che ama più di ogni cosa il fratello, dice: no, non ti uccido, uccido il Dio. Esatto. E poi, quindi... E quindi, vabbè, lo stiamo dicendo, spoiler, e quindi muoio. Infatti è bellissima, è una sorta di sacrificio. Matteo anche in questo è precisissimo, e Alessandro, lì Alessandro è stato bravissimo, la morte di Remo, c'ha la morte negli occhi fin dall'inizio, cioè lui va verso, scusa, ma va a dar da mangiare, anche perché Remo, Romolo, Romolo e Remo, lui è bravissimo, perché a volte si diverte anche a a confondere, errore, mica. L'emotività lì dello spettatore, a me molte persone che l'hanno visto mi dicono: a un certo punto speravo che sopravvivesse quello. Bravissimo! Cioè, fondiamola anche questa storia emotiva che conosciamo e facciamoci portare dal film, dalla sua emotività, e poi tutto torna a posto con un senso, no? Però
lo spettatore lì è il capo, deve godere, deve divertirsi. Bravo. E come la storia poi rimane. Gioco attoriale, io ho usato questa espressione che comunicavamo le mie prime, perché hai fatto un gioco attoriale meraviglioso tra l'Apice e Borghi, cioè boom, stanno in continua danza tra loro. Sì, chiudete che ci abbiamo. Sì. Questa è un'altra propaganda. Incombe la divinità in questo salotto di Alò. Vuole... Beh, tante chiese ci sono a Roma, tu che sei però... conto di me. Interessantissimo. Vedi, è quella. È interessante. È quella. Vedi che si muovono? Questo luogo è fuori dal tuo terrazzo, proprio. Ci parla con il film, prende un testo continuamente. Ma tu che sei colto? Mi venne un colpo quando rilessi Ragazzi di vita di Pasolini e c'è un'avventura di Riccetto che è bellissimo, ve lo consiglio perché è veramente divertentissimo, e c'è un'avventura di Riccetto a Via Taranto. Io e Matteo stiamo in questo momento dentro un palazzo del 37 e stiamo su Via Taranto, cioè alla sinistra di Matteo c'è Via Taranto proprio che sta sotto di noi, e mi venne un colpo perché Pasolini raccontava che sembrava il tuo film, cioè quando Riccetto va via Taranto sembrava veramente il bosco, sì, oltre il bosco non c'era niente, e io l'ho riletta che stavo già qua, mi è venuto un colpo, ho pensato madonna mia, cioè, e tu senti che è il film di Matteo, senti proprio la stratificazione, l'inizio di un grande discorso che poi è in questo monologo che io non vedo l'ora di rivedere e di risentire di Romolo alla fine. Che gioco attoriale meraviglioso, mangia, a che serve mangiare? Tu mangia, anche quello è stupendo, e occhio perché mangia, a che serve mangiare? Uno può pensare che lo dica un fratello e invece l'altro, e questo fa capire Remo appunto quanto voglia bene e senta in un certo senso il suo destino, e sia sempre in contrasto col suo destino, ma sente che c'è un destino per lui. Ed è incredibile la scena in cui Remo porta la sacerdotessa nel bosco e sono entrambi, tutti e due in quel momento sono terrorizzati, tutti e due, è una scena magistrale, perché sono tutti e due di fronte a una grande paura, perché tutti e due stanno rischiando molto, soprattutto Remo sta rompendo e sta provando a creare un nuovo discorso davanti ai suoi occhi, sapendo che può anche non essere vero, e anche lei è terrorizzata perché appunto si trova di fronte a sto matto ateo. E gli vuole bene in qualche modo. E gli vuole bene, è bellissima, lei è sempre la nostra amica sacerdotessa. Ok, va bene ragazzi, abbiamo sentito in Suburra è stata Roma, come che è una battuta bellissima di Amendola, Samurai, quindi sei stato te, è stata Roma, e quindi questo è grande cinema, cioè la battuta, la città è questa città, è questa storia, ed è buffo vedere Matteo. Perché questa è la Roma che noi abbiamo visto anche nel prodotto audiovisivo, no? Con Romanzo Criminale, e poi è arrivato Suburra, la letteratura di Giancarlo De Cataldo, che ha generato tutto ovviamente. È incredibile quello che fa questo ragazzo, perché alla fine, con Mappa, lui appunto ti fa vedere come siamo arrivati a questa Roma di oggi, che poi nella cronaca sono le buche, e noi che ci sentiamo degli sfigati, piena di immondizia. Ecco perché è importante che esca anche, lo sai, ci fa fare un bel salto mentale a noi, certo. Romani, eh? No, certo. Noi italiani, ma noi romani penso che sarà una botta, è una botta sto film. Beh no, per Roma sicuramente è un racconto su se stessa importante, devo dire che poi ci ho pensato relativamente, perché io che cerco sempre di andare fuori, no? Come ho fatto con l'Emilia Romagna, per Veloce come il vento, eccetera, ho molto pensato a un film che parlasse un po' a tutta l'Italia, un po' molto, molto largo, e credo che ci siano dentro quelli che abbiamo tirato fuori, cioè dei, non dico ragionamenti, però dei discorsi che possono poi rimanere nello spettatore, germinare, stare lì e crescere un pochino per non scordarci, no, sono contento che ci hai continuato a pensare a questo film, perché l'obiettivo è non dimenticarci subito di quello che facciamo, che troppo spesso, no, forse avviene. E penso che ci ricorderemo anche, ci verrà voglia di ricordare appunto come siamo arrivati qua. E questo è anche il senso del cinema, rimetterci in contatto con qualcosa che appunto è la nostra infanzia, no? E anche la genesi, l'infanzia mitologica, perché Matteo non ha lavorato su documenti storici e diciamo inoppugnabili,
e quindi si è permesso di andare anche nel territorio del cinema fantastico, e da qui capite anche l'intelligenza di un cineasta che va a fare un qualcosa che nel nostro cinema, diciamo, non c'è. A livello europeo non è enorme, e che fanno benissimo gli anglosassoni in varie declinazioni, perché è ovvio che Trono di Spade non è Il Signore degli Anelli, sono due cose molto diverse, ma è ovvio che Trono di Spade non sarebbe potuto esistere se non ci fosse stato il successo di quella certa trilogia che abbiamo rievocato. Grazie Matteo, è stata Roma, è stato Remo, è stato Romolo, Borghi e Lapice meravigliosi, ma per l'ennesima volta Borghi, io poi Lapice anche qua grande cinema, lanciarci un nuovo corpo, certo. Ha un senso, ha una cultura cinematografica sta roba qua, perché poi dargli un certo ruolo a questo nuovo corpo. Ma Borghi è la seconda volta dopo Cucchi che è bravissimo, ma non è mai più bravo del film, cioè riesce sempre... È nel film, certo, fa il film, ma è nel film, sì. Questa... ma non è semplice, no. È un grande talento ed ha una grande capacità di comunicazione e di emersione dal testo e gli dà sostanza. È stato un lavoro bellissimo con Alessandro, con Alessio anche, con tutti, ma devo dire con Alessandro straordinario. Abbiamo fatto solo un'ora con Matteo, che per queste video interviste un po' folli è pochissimo, però io ti ringrazio perché mi hai fatto un regalo, Matteo. Record di brevità, però dai. Ma mi hai fatto un regalo a venire qui. E ringraziamo tutte le persone che lo hanno permesso. E ringraziamo. Se siete arrivati alla fine dell'ora, guarda. Ma se ne bevono, ma gli piace, ma gli piace. Ricordatevi molto bene le parole di Matteo, poi con Matteo ci rivedremo, perché io queste cose le voglio fare come ogni anno praticamente, voglio fare Boyhood in questo modo così. E grazie per le cose. Si vede io che cresco nei video. Io mi divento sempre più così. Non abbiamo parlato abbiamo parlato, ma non di tutti i film bellissimi al quale lui sta continuando a lavorare in chiave di produzione. Vabbè, avremo occasione, dai. Ma forse quella è l'occasione per rivederci. Allora, grazie Matteo Rovere, il primo re, filmone ragazzi, viva il cinema italiano, grazie Paolo Grabetta, grazie Mirko D'Alessio che è il nostro montatore che non monta. Perché... Grazie Paolo e grazie Mirko. Grazie Bad Taste e ciao a tutti, viva il primo re. Ciao.